Buonasera, buon pomeriggio, ben arrivati. Come sapete, siamo tutti digitalmente uniti. Una volta sarebbe sembrata una cosa quasi strana, oggi sappiamo che non è per niente strano, anzi è normale. Questa situazione fa parte delle nostre abilità di adeguarci al cambiamento. Ovviamente parleremo anche non tanto di cambiamento, ma esploreremo insieme alcune iniziative, alcuni scenari, alcune testimonianze che provengono da questo panel fantastico che è qui con me oggi, per capire ovviamente in che modo possiamo, anche in questo periodo così mutevole e direi turbolento per i mille motivi che sappiamo, è inutile insomma aggiungere altre parole su Covid, non Covid, post-Covid, lockdown, post-lockdown e tutto quello che ovviamente ha portato con sé. Perché sappiamo che appresso c'è tutta l'onda sistemica di problematiche che possono toccare dalle mamme e i papà che non sanno dove parcheggiare i figli se dovessero chiudere le scuole, fino alle ricadute economiche, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, in questo scenario così complicato, non che prima fosse semplice, adesso un pochino più complicato ancora, diventa ancora più importante per chi si occupa di reclutamento e di comunicare la forza del proprio brand come employer. Diventa ancora più importante e più strategico riuscire a farlo bene, far comprendere bene che azienda c'è, che squadra può essere quella che accoglierà le persone, per fare quella fantastica operazione che possiamo denominare come employer branding, quindi cercare di rendere il brand di chi assume un brand sempre più accattivante, appetibile, che possa letteralmente attrarre. Quello che vi parla il sottoscritto è Stefano Santori, poi vi presenterò questo panel fantastico che è con me. Io in questo caso il mio ruolo è moderatore, io nella vita non faccio il moderatore, faccio tutt'altro, consulente, formatore aziendale. In questo caso invece il mio ruolo è proprio moderare e devo dire sono felice di essere in una compagnia assolutamente importante con grandi contenuti, che io già so, ma non voglio spoilerare nulla. Ci saranno con me, ovviamente, in apertura Gianluca Bonacchi, che è Evangelist Employer Insights di Indeed, che ringraziamo per il suo ruolo importante in questo evento. Ci saranno poi con me Fabio Comba, che è Human Resources Director di KPMG Advisory, Fabrizio Rutschmann, Chief HR Officer Prismian Group, ci sarà Federico Scarsi, che è Head of People Deliveroo, Ida Sirolli, che è Head of Internal Communication di Team, e Alessandra Solazzi, Global Recruiting Operations Lead Accenture. Ecco, con loro scopriremo, esploreremo esperienze, esploreremo scenari importanti, innovativi per poter rendere l'employer branding e tutto quello che circonda anche la capacità di reclutare, trattenere, far crescere le persone, e lo esploreremo attraverso la storia di chi le cose le fa succedere. E non è proprio, come dire, una differenza da poco questa, perché molte volte il rischio è di teorizzare e invece noi parleremo di chi, dopo aver teorizzato, ha fatto, fa e fa succedere. A questo punto io passo la parola, sono lieto di passare la parola proprio a Gianluca Bonacchi, che come dicevo si occupa, ha un ruolo molto delicato, Evangelist Employer Insights di Indeed, che quindi fa un po' anche, se vogliamo, da apripista e padrone di casa. Gianluca, ci sei? Sei con noi? Grazie Senti? Stefano, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Grazie per l'introduzione e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo oggi. Chiamo Gianluca Bonacchi e lavoro ad Indeed, il sito più utilizzato al mondo per la ricerca del lavoro. E oggi vorrei parlare con voi della soddisfazione dei dipendenti, perché è importante, com'è cambiata e che cosa stanno facendo alcune aziende oggi in merito. Il mondo del lavoro è in costante divenire, plasmato da una serie di fattori come la tecnologia, le condizioni economiche, i movimenti sociali e politici. E oggi è anche fortemente condizionato da quello che abbiamo vissuto, dalla pandemia di Covid, i cui effetti si ripercuoteranno sulle aziende per gli anni a venire. Nel corso della storia abbiamo visto che fattori di questo tipo hanno cambiato anche il modo di lavorare insieme. Infatti, le tecnologie all'avanguardia e l'aggiornamento dei processi aziendali hanno fornito delle nuove soluzioni anche per rispondere appunto al Covid. Pensiamo un attimo agli ultimi mesi del 2019. Le persone ancora
si recavano al lavoro in luoghi condivisi con altre persone. Erano parte di un'economia sana, di un mercato del lavoro solido. Eppure nel 2020 l'impatto della pandemia ha portato alla conversione di interi segmenti della forza lavoro in dipendenti che lavorano da casa, così come me stesso oggi e molti di voi che sicuramente ci state seguendo. Non solo, ha ovviamente causato anche una recessione globale. È stato un cambiamento ovviamente repentino, così come per le aziende lo è stato anche per i dipendenti. E se la costante nel mondo business è appunto il cambiamento, come possono le aziende oggi pianificare e prepararsi per il futuro, per continuare ad attirare i migliori talenti? Se la tecnologia, le condizioni economiche, gli eventi globali come quello che abbiamo appena vissuto e stiamo ancora vivendo, continuano ad innescare evoluzione, la risposta va cercata nelle persone che ogni giorno sperimentano sulla propria pelle gli effetti di questi cambiamenti. Ciò che le persone desiderano fornisce alle aziende più smart, alle aziende più flessibili, un orientamento per creare delle solide fondamenta per il futuro. Ora vi chiedo, da quanto tempo lavorate nella vostra azienda, nella vostra posizione? Ora ovviamente non posso ascoltare le vostre risposte, però le statistiche mi dicono che la maggior parte di queste risposte si colloca in un intervallo tra i 5 anni o meno. E già prima della pandemia la stabilità dell'occupazione era nettamente cambiata. Se ci pensate, anche nel 2019 lavorare per la stessa azienda a 20 o 30 anni era ormai già una rarità. Addirittura le generazioni più giovani sono in movimento ancora di più. Deloitte, ad esempio, ha fatto un'analisi intervistando oltre 10.000 millennial nel mondo. Quello che è venuto fuori è che il 43% di loro ha dichiarato di avere intenzione di cambiare lavoro nei prossimi 2 anni. Quindi, in che modo possiamo attirare queste persone e fidelizzarle, far sì che rimangano ovviamente all'interno delle nostre aziende? Ecco, ero molto curioso di capire le motivazioni delle persone che cercano lavoro e quindi con Indeed abbiamo fatto un'analisi, una ricerca e abbiamo chiesto cose, abbiamo intervistato persone, abbiamo raccolto dati. Una delle cose che mi ha colpito è stata la risposta a questa domanda. Abbiamo chiesto a chi aveva appena cambiato lavoro qual era la ragione principale che li aveva portati ad accettare quella specifica offerta. E se escludiamo la prima risposta, quella sul luogo di lavoro, che bisogna dire è quella un po' più pratica, ma che effettivamente sta anche cambiando oggi, magari ne parleremo meglio dopo, se guardiamo subito dopo ci sono la flessibilità, l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Sono dei fattori incredibilmente importanti oggi, flessibilità e un buon equilibrio tra vita privata e lavorativa. Però in passato, se si parlava di un lavoro flessibile, tendenzialmente ci si riferiva semplicemente a un lavoro da casa. Erano quasi dei sinonimi intercambiabili. Oggi non è più così. È per questo che vorrei introdurre un concetto, il concetto di integrazione tra vita privata e lavoro. Non solo equilibrio. È un approccio più sinergico tra le varie diverse che creano la nostra vita, il lavoro, la casa e la famiglia, le amicizie, il benessere personale e la salute. Se ci pensate, dire equilibrio tra lavoro e vita privata o integrazione potrebbe sembrare la stessa cosa. Invece è molto diverso. L'equilibrio vuol dire che c'è una separazione netta. C'è una separazione netta tra il mondo domestico e quello lavorativo. Eppure oggi non è più così. Come dicevo prima, molti di noi si sono trovati a dover lavorare da casa. Oggi sono qui nel mio salotto, anche se vedete uno sfondo del nostro ufficio, ovviamente non sono lì, i nostri uffici sono ancora chiusi nel mondo. Quindi c'è una necessità diversa e integrare insieme queste due componenti vuol dire far sì che effettivamente la giornata di un dipendente sia molto più flessibile, permetta di mettere tutte queste parti insieme e di farle funzionare al meglio per far sì che vengano rispettate le responsabilità personali e anche quelle lavorative.
Quali sono i possibili cambiamenti che possono andare ad aiutare i dipendenti a ottenere questa integrazione tra vita privata e lavoro? Abbiamo identificato tre aree principali, tre aree di miglioramento, tre aree di opportunità. Una è la fase della vita, la fase della vita in cui si trovano le persone. L'altra, la seconda, è le responsabilità familiari. E la terza è il cosiddetto lavoro significativo. Che cosa voglio dire? Partiamo dalla fase della vita. Lo sappiamo, ormai ce lo diciamo molto spesso, oggi abbiamo nell'ambiente di lavoro quattro generazioni diverse che convivono. Il lavoro è un fattore importante nella vita di chiunque. Voglio partire da un gruppo in particolare, quello dei baby boomer. La generazione meno giovane tra le quattro che oggi stanno lavorando. E qual è l'impatto di questa integrazione sui baby boomer? Nonostante le aziende si stiano impegnando nel favorire la diversità e l'integrazione, sappiamo dai dati che il numero di lavoratori meno giovani che resta disoccupato è sempre più alto. Cosa sta succedendo? Alla fine dell'Ottocento, Bismarck aveva promosso l'età di pensionamento a 65 anni. All'epoca era una mossa politica, voleva ovviamente raccogliere consenso nella classe operaia tedesca, senza far sapere però una cosa molto importante. L'aspettativa di vita degli operai tedeschi all'epoca era inferiore ai 65 anni. Oggi ovviamente non è così. Qual è l'aspettativa di vita che abbiamo? Nei paesi sviluppati, quella degli uomini è di 76 anni, quella delle donne è di 82. E con l'allungarsi appunto dell'aspettativa di vita, ovviamente viene anche ritardata l'età del pensionamento. Ma non solo, le persone tendono a rimanere nell'ambiente di lavoro più a lungo. E i motivi per farlo sono vari e variegati. Perché le persone decidono di tornare a lavorare o di continuare a farlo più a lungo che in passato? Secondo questa ricerca condotta da BMC Public Health. Le ragioni si riassumono in quelle che vedete qua sul vostro schermo, ad esempio finanziarie. I soldi non sempre bastano se siamo in pensione, magari di competenze, le persone vogliono continuare a imparare, o la vita sociale, vogliamo continuare ad avere rapporti importanti con altre persone. O perché no, gli obiettivi, vogliamo avere degli obiettivi nella vita e il lavoro ce li offre. Però questa ricerca ha visto anche che c'è un prerequisito importante per far sì che queste persone possano continuare a lavorare a lungo. C'è bisogno per loro di una maggiore flessibilità. Passiamo poi al ruolo delle responsabilità familiari nell'integrazione tra lavoro e vita privata. Ecco, sebbene le ricerche oggi mostrino che la genitorialità abbia un impatto più forte sulle donne, i fatti indicano che effettivamente le cose stanno un po' cambiando. Sempre più uomini, col passare del tempo, cercano di districarsi tra una maggiore presenza a casa e gli obiettivi nella propria carriera. Quindi un impatto che tocca, entrambi i sessi. E pensiamo a cosa è successo negli ultimi mesi, quando il Covid ha costretto a casa bambini, genitori che lavoravano. Questi genitori hanno dovuto dedicare una media di 27 ore in più a settimana alle responsabilità familiari rispetto a prima della pandemia. È molto importante tenere presente l'impatto che ha sulle persone, sulla loro vita lavorativa, come coniugare entrambe le parti. E non stupisce quello che vediamo su Indeed. I nostri dati ci dicono che le ricerche per offerte di lavoro che facciano maggiore attenzione alla famiglia su Indeed, anche in Italia, come vedete in questo grafico, sono in aumento. Perché il numero di responsabilità familiari è ormai elevato e quindi le persone cercano magari aziende che abbiano asili aziendali o un modo di supportare meglio le famiglie. Registriamo anche un'aumentata enfasi verso la ricerca di carriere più significative, che consentano alle persone di contribuire a obiettivi di portata più vasta, che siano obiettivi della propria carriera, della propria azienda o della società nel suo complesso. Certo, la parola
significativo. In questo caso, il mio amato italiano non ci aiuta molto, non c'è una parola forse adatta per questo. In inglese diremmo meaningful, qualcosa pieno di significato, per così dire. E mano a mano che il lavoro diventa una parte integrante dell'identità personale, si punta a trovare un senso nella propria occupazione. Il lavoro diventa un vero e proprio veicolo per una vita più piena di significato in generale. E pensate ai momenti di difficoltà, come quello che abbiamo affrontato. Avere un lavoro che ha un impatto, che sia un impatto sul mondo, sulle persone, sulla società, è un fattore essenziale per il morale. Nelle mie ricerche ho trovato particolarmente interessanti questi risultati, una ricerca dell'Università di Toronto, che mostra come i partecipanti allo studio erano disposti ad accettare stipendi più bassi per lavori che ritenevano più significativi. Quindi il minimo di stipendio che avrebbero accettato per questa tipologia di lavori, che loro stessi consideravano significativi, era poco superiore ai 32.000 dollari, mentre per lavori che invece non consideravano potessero avere un impatto, il minimo richiesto era di circa 52.000 dollari. Quindi ha un impatto anche nel momento in cui andiamo a scegliere l'azienda per cui lavorare. Ma quindi, tenendo presenti questi aspetti, in che modo effettivamente mettete la realizzazione del dipendente al primo posto? Ho raccolto alcune domande, alcuni esempi che voglio farvi vedere velocemente, che credo possano darvi delle idee e magari ispirare un po' di conversazione nel panel che mi seguirà. Le politiche aziendali delle vostre aziende rendono effettivamente possibile la flessibilità? A volte anche la natura stessa di un settore non consente di offrire alle persone la flessibilità che si desidera, è ovvio, non è sempre possibile. In questi casi però occorre valutare nel suo complesso le possibilità che abbiamo, cosa possiamo offrire per aiutare queste persone, come possiamo ad esempio aiutarle a sostenere un orario lavorativo complicato. Esistono vari modi. Indeed, l'azienda per cui lavoro, ha fatto una cosa molto bella. Il 3 marzo ha deciso, per la sicurezza di tutti noi dipendenti, di farci lavorare da casa. Ha deciso che tutti i 10.000 dipendenti dovevano iniziare a lavorare da casa. E questo non è andato a impattare la nostra produttività. Abbiamo continuato a rilasciare nuovi prodotti, abbiamo organizzato decine di eventi virtuali, eventi come questo, ma non solo, anche eventi dedicati alle aziende per far assumere persone. Uno dei nuovi prodotti che abbiamo rilasciato in questi mesi si chiama Virtual Hiring Event, è dedicato assolutamente a mettere in contatto tramite eventi virtuali i datori di lavoro che cercano personale e le persone che stanno cercando lavoro. Un'altra riflessione è che le politiche aziendali devono in qualche modo aiutare persone di ogni età, persone all'interno di qualunque fase di vita, a ritornare a lavorare. Perché la pandemia ha avuto una conseguenza importante anche sull'economia. Se ci pensate a quante persone stanno consumando i loro risparmi in modo diverso dal solito, e tanti non hanno potuto lavorare per periodi lunghi. E quindi vedremo sempre più persone che cercheranno di rientrare sull'ambiente di lavoro. Quindi è fondamentale supportarle al meglio. Mi piace ad esempio il programma Reignite di Johnson & Johnson. Questo programma serve per far ripartire la carriera dei professionisti STEM che per vari motivi si erano allontanati dal lavoro. Chi perché aveva bisogno di prendersi cura della famiglia, chi voleva ricominciare a studiare. È importante aiutare queste persone a rientrare sul mercato del lavoro. E poi ovviamente, ne abbiamo parlato prima, bisogna riflettere, le politiche delle vostre aziende supportano effettivamente le famiglie oppure no? E qui ci sono vari esempi che mi sono piaciuti, come aziende diverse abbiano deciso di approcciare questa problematica, questa opportunità in modi diversi. Ad esempio Ford all'interno di alcune sue centrali, di sue sedi centrali, ha deciso di creare delle aree dedicate all'allattamento, piuttosto che Dove Men Care, che ha deciso di
supportare i padri nella paternità, quindi offrendo un minimo di 3 settimane di congedo retribuito, che in alcuni paesi non è assolutamente una banalità, e quindi più spazio per stare insieme alla famiglia. Pure General Mills, che ha deciso di dare i venerdì pomeriggio liberi in estate per permettere ai propri dipendenti di passare un pochino di tempo in più insieme alle proprie famiglie. E poi, per chiudere, le politiche aziendali promuovono effettivamente questo lavoro significativo? Siamo in grado di dire qual è davvero il nostro obiettivo nel mondo? Mi piace ad esempio questo mission statement: Our mission is to help bring creative projects to life. La nostra missione è di aiutare a portare alla luce dei progetti creativi. È la missione di Kickstarter. Kickstarter è un'azienda leader nel crowdfunding, sono sicuro che molti di voi l'abbiano utilizzata per acquistare qualcosa, qualcosa creato da persone e qualcosa di varia natura, perché Kickstarter ha effettivamente portato alla luce progetti di tecnologia, film, musica, piuttosto che giochi. E un'altra volta voglio un attimo tornare all'interno di Indeed, perché We Help People Get Jobs è la nostra missione. Aiutiamo le persone a trovare lavoro. È quello che ci fa alzare la mattina e ultimamente è quello che ci ha tenuti svegli anche la notte, in un momento sicuramente difficile. Però è quello che ci motiva ad organizzare attività, a supportare le persone che stanno cercando lavoro sempre di più. Ad esempio, lo faremo a fine ottobre in Italia, stiamo programmando un evento virtuale dedicato al mondo del retail, dove in modo completamente gratuito aiuteremo a mettere in contatto alcune grandi aziende che hanno bisogno di assumere con tante persone che oggi invece hanno bisogno di un lavoro. Il modo migliore per promuovere la realizzazione dei dipendenti è partire dalle loro aspirazioni per creare delle politiche aziendali adatte. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Gianluca, grazie per il tuo intervento, ma io direi oltretutto grazie per una parte molto incisiva del tuo intervento, che sono le domande. Poi sarà, se vuoi, anche un po' la mia deformazione da business coach che vive di domande, ma in realtà le domande sono potenti, perché a differenza delle mere asserzioni, le domande ci portano a riflettere. Ogni domanda può diventare uno stimolo a dare ovviamente una o più risposte, e quindi quando poniamo o leggiamo o ascoltiamo le domande come quelle che ci hai posto, ovviamente non può che venirci quasi inconsciamente la voglia di pensare subito a noi, noi che risposta diamo, noi cosa abbiamo fatto, noi in che modo aiutiamo le persone a trovare veramente meaningful, quindi sì, parola quasi intraducibile, ricco, pieno di significato, il lavoro che svolgono presso le nostre aziende. In che modo facciamo sì che non debbano solo trovare il lavoro come se fosse un oggetto smarrito, ma anche essere perfettamente allineati al lavoro che hanno, perché è anche uno dei messaggi forti che hai passato: fare in modo che le persone si sentano allineate al lavoro che svolgono, non solo trovare un lavoro come se fosse un oggetto che devo trovare perché l'ho smarrito. Quindi tutte sollecitazioni molto importanti su cui noi andiamo a continuare le nostre riflessioni, perché questo confronto, questo evento nasce proprio con l'idea di dare poche risposte, ma tante domande, e far sì che poi ognuno possa continuare il processo. Questo è l'arricchimento di eventi di questa importanza, di questo livello. A questo punto io direi di passare la parola a Fabio Comba, Human Resources Director di KPMG Advisory, che insomma dovrebbe raccontarci a proposito qualcosa che riguarda proprio il mondo dell'attraction, il mondo che è lì fuori, che vuole essere attratto, ma che vuole essere anche rassicurato. Sempre di più il lavoro sta diventando, lato employer, una forma di marketing, non solo io offro il lavoro. Un po' di anni fa si diceva banalmente: questa è la mia offerta, vediamo chi la vuole. Ebbene, non è più così, lo sappiamo. A questo punto, Fabio, a te il testimone per raccontarci in che modo su questo profilo vi siete attivati.
Sì, nei prossimi 4 minuti devo raccontarvi due o tre robe su KPMG e cosa facciamo di bello. Sono preoccupatissimo perché Gianluca ha alzato la barra in una maniera tale per cui se uno risponde sì a tutto diventa un'azienda di serie B. Quindi proviamo a clusterizzare le robe. Allora, quello che vi ha portato Gianluca è uno spaccato molto ampio. Io vi riporto in uno spaccato più stretto che questo. Io lavoro per una società che si occupa di consulenza, chiamava manageriale, è molto grande, tra i più grandi al mondo, in Italia siamo più o meno 5.000. La roba molto interessante è che tra generazione Z e millennials abbiamo più o meno il 60% dei colleghi, quindi siamo in una situazione in cui le aziende, diciamo, normali si troveranno, secondo le statistiche, tra 7 anni, 8 anni, quindi siamo tipo un laboratorio, no? Dentro questo laboratorio qui l'età media è di 30 anni e ogni anno ne perdiamo uno, cioè anziché fare l'anno prossimo siamo a 31 anni, saremo a 29. In questo contesto qui è evidente che per comprarci dal mercato, cosa che facciamo ogni anno, circa 1.000 persone, devi fare un po' di match tra quello che le persone si aspettano e quello che tu ti aspetti dalle persone. Allora, queste organizzazioni che fanno consulenza tipicamente sono ad alta performance e attraggono a sé persone vogliono fare una carriera fulminante in poco tempo. Dov'è il match? Ai primi posti, sfrugugliate le persone, non stanno molto i temi di work-life balance, stanno i temi di crescita di competenze e percorso stimolante. Questi sono i due driver che attraggono o non attraggono. Li puoi fare in tante aziende, queste due robe, cioè far crescere le competenze velocemente e fare un percorso stimolante. Noi cerchiamo di farlo in un ambiente che sia sicuro. Cosa intendo per sicuro? Vuol dire che non è un ambiente in cui ti accoltello, è un ambiente in cui più che io che faccio HR che ti racconto quanto siamo belli, sono i colleghi che ti raccontano, che fanno insomma gli ambassador e ti raccontano che è ok starci qui, è ok starci qui un anno, due anni o vent'anni. Questa è la storia che noi andiamo a raccontare, cioè il nostro storytelling va a puntare su persone che potrebbero entrare da noi come in Deloitte, che ha citato Gianluca, come in Accenture, poi sentiremo Alessandra alla fine. Quindi sono bravi, possono entrare dappertutto, perché vengono da noi? Noi cerchiamo di attirarli con l'autenticità, cioè non facciamo finta di essere una roba diversa, non facciamo finta di essere McKinsey, non facciamo finta di essere un'azienda normale. Da noi vige l'ottica dell'up or out, quindi o sei molto bravo o se no proprio tendenzialmente l'ambiente in cui ti trovi non ti piace e vai a fare altro. Premiamo fortissimamente le performance, diamo feedback continui, e lo facciamo con una modalità che piaccia molto alla generazione Z e millennials. Quindi riempite di gamification. Dall'onboarding in poi noi li facciamo giocare, li continuiamo a fare challenge, gli diamo spunti per la mente, per farli essere vivi, vitali e per farsi, diciamo, rispondere a livello performante. Sulla meaningfulness, noi lavoriamo per l'amministrazione pubblica tanto, quindi lavorare per lo Stato è una roba fighissima. Cioè tu lavori per il tuo Stato. Molto bello. Roba che, dico roba con tutto l'entusiasmo possibile, che stiamo iniettando negli ultimi anni, oltre alle cose sull'inclusion, sul welfare, che vi diranno un po' tutti, magari c'è questo binomio mente-corpo, questo è il mio ultimo minuto, mente-corpo che stiamo facendo funzionare di più. Io sono pure psicologo, quindi c'ho il dramma di questa roba qui. Noi crediamo molto nel fatto che l'umano che entra non entra solo con la sua mente, entra col suo corpo. Ecco, questo loop devi tenerlo molto presente, quindi tutta la parte di attivazione fisica, tutta la parte di ginnastica mentale, mindfulness, ecco, questo che magari non c'è in tutte le organizzazioni, noi lo premiamo moltissimo, perché riteniamo che entri come essere umano completo. Finito, 4 minuti. Sei stato fenomenale, sicuramente visto che ti piace la gamification, ti do il badge di miglior timekeeper della storia degli eventi. Ecco, quindi così mi adeguo anch'io allo stile e entro immediatamente in quello stile che invece, adesso a parte lo scherzo, sappiamo essere assolutamente ingaggiante. Poi ci sono tantissimi studi, studi che ci dicono quanto il cervello reagisca diversamente sottoposto a stimoli di quel tipo, senza adesso entrare
su tutto il circuito della ricompensa, la dopamina, eccetera, eccetera, eccetera. Però sono ecco, dico robe anch'io proprio per allinearmi su delle robe bellissime che ancora una volta ci riportano al concetto che dicevamo prima. Chi è lì fuori si pone sempre più la domanda: perché dovrei venire lì? Perché dovrei usare il mio, l'hai detto, corpo e mente là dentro? E quindi siamo sempre più focalizzati su porci questa domanda rispetto a quella che purtroppo, tristemente, ancora molte aziende si pongono, che invece è: cosa gli offro, vediamo chi viene, come se fosse una specie di io metto l'esca, no? L'amo, vediamo quale tipologia di pesce abboccherà, adesso per fare della mera ironia, poi non è così per fortuna. Quindi direi che abbiamo già preso un angolo, quindi ti ringrazio Fabio, ti ringrazio per la tua testimonianza, anche il tuo entusiasmo, anche traspare proprio, se ve ne siete accorti, insomma, quando uno è entusiasta, c'è poco da fare, persino col digitale passava la tua dopamina, quindi hai raggiunto benissimo anche questo obiettivo. A questo punto io direi di continuare il nostro percorso, il nostro viaggio con Fabrizio Rutschmann, che è Chief HR Officer di Prysmian Group, che a questo punto ci darà la sua testimonianza anche su come ha vissuto, come hanno vissuto, come vivranno, ma io non voglio spoilerare, però diciamo che è una testimonianza importante sempre per capire quanto la cura delle nostre risorse umane sia così importante. Allora Fabrizio, io ti passo la parola per i tuoi 5 minutes. Allora, condivido abbastanza quello che hanno detto i miei due predecessori su come punti di stimolo su quello che va fatto, ma chiaramente li calo su un gruppo come il nostro, che è molto diverso da KPMG, perché noi siamo un gruppo industriale, 110 stabilimenti, 50 paesi, quindi molto attività produttiva. È chiaro, quando cali in un settore devi adattare quello che puoi fare e quello che non puoi fare, però direi in 4 minuti possiamo dare pochi messaggi, ma senz'altro dal punto di vista della flessibilità e della integrazione tra la vita professionale e familiare, questa pandemia ha cambiato un po' la vita. Noi stessi, al di là di aver fatto quello che penso abbiano fatto altre aziende, prima di tutto proteggere le persone, ecco, pare che il titolo era le persone al centro della strategia, no? E le persone al centro della strategia è stato negli ultimi mesi le persone nel senso della salute e della sicurezza, quindi noi abbiamo messo in atto dei meccanismi perché per poter mandare avanti dei siti produttivi la gente deve andare a lavorare e tu devi metterli nelle condizioni, vi ricorderete i momenti più difficili, di lavorare senza l'ansia di averne delle forti ripercussioni. Quindi io credo che una società che nei momenti difficili protegge la propria forza lavoro, sia come stabilità, cosa che abbiamo fatto, sia come salute, io credo che è un grande elemento di employer branding. E l'employer branding prima di tutto lo trasmettono gli ambassador, che sono i tuoi employees. Quindi noi abbiamo sempre usato pre-post-Covid i nostri colleghi come gli ambassador per nuovi colleghi che devono entrare nella società. Se poi vado velocemente sulla generazione più giovane, noi giovani cerchiamo a livello internazionale di proporre più che un posto di lavoro un progetto, un percorso. Lo abbiamo fatto con diversi programmi che ogni anno ribadiamo. Prima di tutto il programma che si rivolge ai graduate, ai giovanissimi. E questo perché abbiamo riscontrato che nei tanti mercati del lavoro l'avere una progettualità, il senso di una missione, degli step, io entro in un'azienda piuttosto che in un'altra non solo per il posto iniziale ma perché so che ho una prospettiva, questo paga. Quindi siamo sforzati di creare dei programmi che durano 3-5 anni, quindi quando un giovane entra sa cosa gli succederà nei prossimi anni, cioè non è che entra, inizia a lavorare, la cosa è finita lì e poi vada come vada, ma c'è un programma e una progettualità, e quindi cerchiamo di proporre tantissimo quest'idea della progettualità e dell'internazionalità. In questo senso ci rivolgiamo a quel cluster di giovani che sono anche interessati a questo, perché non tutti i giovani sono interessati a una carriera internazionale, a mettere in discussione la loro vita, e sono curiosi di andare
a lavorare anche lontano dalla loro, diciamo, home country, no? Quindi abbiamo cercato di lavorare anche su questo tipo di esperienza. Non so se ho finito, penso di aver finito quasi 4 minuti, magari dopo ci sarà spazio alle domande. Assolutamente, grazie Fabrizio, che ci ha ovviamente rimesso il focus su vari aspetti, non ultimo il concetto di dare progettualità, anche perché questo apre di nuovo un altro scenario importantissimo che riguarda la prospettiva. È vero che non tutti i giovanissimi si pongono il problema della prospettiva futura, perché anzi molte volte fanno il ragionamento contrario: adesso mi diverto, quel che viene viene, poi la prospettiva del futuro me la farò più in là. E dall'altro lato invece c'è un cluster di popolazione che vuole vedere la progettualità e vuole sapere che quel che fa oggi è parte di qualcosa che porterà da un'altra parte. Quindi è un altro aspetto molto importante, sempre in termini anche di value proposition. Bene, grazie Fabrizio anche per la puntualità, siete veramente fantastici in termini di puntualità, è una cosa facile. Devo dire che in questo forse a volte aiuta anche il digitale, ci rende un po' più diretti, un po' più sintetici. Allora, a questo punto io direi di passare a un'altra testimonianza, quindi un altro protagonista, che è Federico Scarsi, Head of People di Deliveroo. Deliveroo probabilmente l'abbiamo anche utilizzata per un sabato sera, io sì, e quindi a questo punto ci racconterà il lato interno, al di là di quello che da clienti conosciamo, almeno io sicuramente, di Deliveroo. Quindi Federico, a te la parola per i tuoi appunto 4-5 minutes, insomma, serenamente. Ok, benissimo, grazie Stefano, buongiorno a tutti. Allora io sì, vi racconto una parte interna di Deliveroo, partendo da quello che noi come direzione People stiamo cercando di fare, quello di rendere Deliveroo il miglior posto nel quale lavorare. Anche noi abbiamo una popolazione giovane, l'età media è 29 anni, e quindi stiamo cercando, alcune le abbiamo trovate, alcune risposte su come far sì che le persone performino al meglio all'interno della nostra azienda, ma che si sentano bene. Per fare questo, io oggi vorrei condividere con voi un aspetto che ritengo molto importante, che è quello dell'ascolto. Perché se è vero che come funzione People tutti noi facciamo delle strategie, tutti noi creiamo delle iniziative, dei programmi, bisogna poi vedere quanto questi atterrano sulle persone. Quindi noi nell'ultimo periodo ci siamo molto concentrati su come ascoltare le nostre persone. Cosa abbiamo fatto? E qui siamo stati un po' fortunati, nel senso che il timing è stato, abbiamo implementato una nuova modalità a metà gennaio e poi durante questo periodo di chiusura è stato veramente uno strumento utilissimo. Siamo passati dalla classica survey che facevamo ogni 6 mesi sull'engagement a delle instant survey che vengono erogate a tutti i dipendenti ogni 2 settimane. Sono survey di 12 domande suddivise su 11 cluster, però non necessariamente in ogni survey ricevi una domanda per cluster, magari una settimana ne ricevi 5 su un argomento, abbiamo una banca dati e poi le domande sono random. Questo ci ha dato e ci dà l'opportunità di essere costantemente aggiornati su quello che vogliono le nostre persone, su come si sentono le nostre persone e su come stanno andando le iniziative che noi stiamo presentando alle nostre persone. Noi ogni 2 settimane abbiamo veramente il polso della situazione, abbiamo implementato un tool, ma il tool, come dire, viene dopo, la scelta del tool viene dopo. Il punto importante qui è avere capito che la nostra strategia People, le nostre iniziative devono necessariamente partire da quello che vogliono le nostre persone. Poi noi le andiamo a modificare, le andiamo a... a volte dire di no, nel senso che una delle paure, credo, che avevamo all'inizio era: se ci esponiamo così tanto all'ascolto, poi le nostre persone si fanno delle aspettative e quindi vogliono sapere, hanno investito del tempo, hanno delle aspettative di ti ho detto qual è il mio sentiment, qual è il mio mood, cosa vorrei, adesso tua azienda devi dare una risposta. E ci siamo dati una risposta che per ora sta funzionando. Avere il coraggio di, con la stessa, come posso dire, efficacia e con la stessa cadenza,
essere molto open con le nostre persone e dare un feedback rispetto ai loro feedback. Alcune cose le abbiamo implementate, alcune cose le abbiamo modificate rispetto alle loro richieste, altre cose semplicemente non le possiamo fare, gliel'abbiamo spiegato come mai. È chiaro che aprendo in maniera così significativa l'ascolto per le persone, intanto che qualche cosa strana arriva, però poi qualche cosa strana l'abbiamo anche implementata. Me ne viene in mente una: più di una persona ci ha chiesto di avere in ufficio una nap room, e quindi un luogo dove in pausa pranzo potersi andare a riposare, che non, senza cellulare, senza computer. All'inizio abbiamo fatto così, abbiamo sorriso, ma poi l'abbiamo implementata. Abbiamo implementato delle iniziative, alcune molto disruptive. Abbiamo uno psicologo in azienda che ogni settimana viene in questo momento virtuale, in cui le persone possono chiaramente in maniera privata andare a avere un supporto. Abbiamo riaperto l'ufficio settimana scorsa e stiamo per lanciare una mostra, l'abbiamo chiamata Talent Out, per cui abbiamo chiesto alle nostre persone di creare delle opere d'arte, a seconda di quello: c'è chi sa dipingere, c'è chi scrive poesia, c'è chi fa musica, e quindi andremo a creare una mostra all'interno dell'ufficio con le opere d'arte delle nostre persone. Ma abbiamo anche fatto cose molto tradizionali, abbiamo lanciato, non l'avevamo, un magazine interno cartaceo. Noi siamo un'azienda molto digital, ma ci chiedevano, siamo bombardati da strumenti digital, abbiamo necessità di tornare anche un po' al tradizionale. Quindi, chiudendo, il messaggio chiave della nostra esperienza è che le strategie HR e poi le implementazioni da noi partono tutte con l'ascolto costante delle persone e con una sorta di dialogo. Bene. 509, direi. Bene, Federico, mi taccio. Questo mi fa capire che o sono stato bravo a dare i tempi o vi ho terrorizzato a questo punto. Per quale delle due, insomma. No, a parte gli scherzi, Federico, anche il tuo intervento molto interessante, tra l'altro la riflessione sull'ascolto e le conseguenze dell'ascolto è una riflessione che non dovrebbe passare poi così alla leggera. Cioè, il concetto chiave è: sì, d'accordo, io stimolo, faccio domande, ti dico che ti ascolto, ma poi se non succede nulla o se succede poco dopo che ti ho ascoltato e vado a reiterare una perdita, diciamo così, di occasione per dimostrare che l'ascolto ha generato un cambiamento, c'è l'effetto opposto, cioè si dovrebbe ottenere una perdita di fiducia, con tutta la ricaduta drammatica del vabbè, basta, Sarvi, tanto non cambia niente, è inutile che ne faccia ancora. Quindi ecco, questo poi dimmi se chiaramente ti trovi d'accordo su questa riflessione, diciamo collegata anche, ogni cosa può avere un lato scuro, se ascolto tanto e poi non agisco. Ma il lato chiaro, il lato positivo dovrebbe essere che a quel punto più ascolto, più sono stimolato a fare, proprio perché non devo deludere aspettative. E quindi un circolo virtuoso favoloso. Assolutamente, sono d'accordo, questo è uno dei punti chiave. L'ascolto è la prima fase, poi c'è dare un riscontro. Devo dire che iniziato a metà gennaio e abbiamo una partecipazione che è sempre stata superiore al 95%. Per cui funziona, è faticoso, però ti dà veramente tantissimi stimoli e informazioni per poter fare una cosa veramente customizzata. Esatto, cioè, proprio quello che dicevo, questo 95%, queste percentuali così alte, se uno nel tempo cominciasse a disattendere o a non trasformare l'ascolto, probabilmente scenderebbero, perché inizierebbe quella fase dove uno dice vabbè, tanto non cambia niente che tu glielo dici o meno, e quindi ci sarebbe un effetto addirittura nefasto. Quindi ecco, ci tenevo a fare con te questo confronto velocissimo perché mi ha colpito molto questo concetto. Immagino che proprio questo non lo applichi anche alla famiglia con Sarvi ogni due settimane. No, però no. Quello no. Okay, soprattutto senza tool digitale. Era solo per sorridere insieme. Ok, allora a questo punto grazie Federico ancora, grazie per tutti i vostri interventi, la puntualità. A questo punto passiamo la parola al mondo della comunicazione, che però in realtà è il mondo della comunicazione strettamente interconnesso in realtà con il mondo delle HR e quindi con il mondo delle risorse umane. Quindi passo la parola con grande piacere a Ida Sirolli, che è Head of Internal Communication di TIM,
Quindi stiamo parlando di un ruolo delicatissimo legato alla comunicazione, ma ripeto, anche qui non voglio spoilerare, scopriremo tra poco che comunicazione e engagement in realtà camminano molto a braccetto. Ida, a te la parola. Buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Allora, sì, io vi presento una vista complementare rispetto a quella dell'HR, dove noi con cui noi lavoriamo chiaramente a strettissimo contatto, e i colleghi di HR stanno facendo veramente delle cose straordinarie che vanno nella direzione dell'employee value proposition, investendo moltissimo sulle iniziative di engagement, di inclusion e con nuove soluzioni anche di lavoro agile. Ma io oggi vi parlo proprio da una prospettiva di comunicazione e di brand development, e in particolare vi racconto un'iniziativa concreta che è stata lanciata e che aveva un po' l'obiettivo anche di rafforzare il legame emotivo ed affettivo che le persone hanno con il nostro brand e con l'azienda. Allora, faccio un piccolo passo indietro. Andiamo a girare la slide. La slide può andare avanti, scusate. E abbiamo deciso di rivedere la nostra intranet il 6 di aprile, e quindi durante il lockdown, e sostanzialmente grazie a questa contaminazione con il mondo della comunicazione, più comunicazione esterna, e quindi tutto quello che riguarda gli spot, la comunicazione commerciale e anche il multimedia, sostanzialmente noi volevamo raggiungere due obiettivi. Non riesco, scusatemi, a girare le slide. Per qualche motivo è rimasto a me l'accesso, io le sto cliccando da quando ho capito che è rimasto a me, ma chiedo alla regia di darla a Ida. Grazie, se no i miei 5 minuti passano. Ok, allora noi abbiamo deciso di rivedere la nostra intranet con sostanzialmente l'obiettivo di arricchire le informazioni che volevamo proporre ai colleghi, utilizzando anche dei tone of voice diversi, e includere più iniziative di coinvolgimento e di attivazione. E dall'altro lato, l'altro obiettivo era quello di rafforzare il senso di appartenenza al brand, e quindi all'azienda. Abbiamo poi lavorato su diverse direttrici, ne parlo in particolare di tre. Allora, innanzitutto noi abbiamo rivisto proprio la narrazione che volevamo fare ai nostri colleghi. La narrazione partiva da un nuovo concept, che è quello della 170esima città d'Italia, ovvero noi abbiamo paragonato appunto team ad una città, in particolare alla 170esima, perché per numerosità della nostra popolazione noi ci potremmo posizionare diciamo proprio al 170esimo posto. Questa metafora poi si porta con sé la metafora dei cittadini, e quindi i nostri dipendenti come cittadini di questa città, e la intranet è la piazza dove le persone si possono incontrare, prendere informazioni e attivare degli scambi. Oltre a questa metafora, che comprendeva un po' tutta la nuova narrazione, abbiamo poi arricchito la intranet con nuove rubriche. Tante rubriche che riguardavano proprio, eccola qua, quindi questa è la nuova narrazione, possiamo andare avanti, ecco. Queste sono sostanzialmente le rubriche che noi abbiamo attivato, che vanno appunto dalle video interviste con i colleghi, ai contest, alla celebrazione dei compleanni, a informazioni di business su offerte e prodotti, ma anche alcune rubriche che riguardano la nostra cultura in generale, sulla tecnologia e sull'innovazione, e quindi consentire ai colleghi anche di allargare lo sguardo
su questo il nostro business. Mi concentro un attimo sui contest interni, quindi se vogliamo andare avanti con le slide. Ecco, i contest interni sicuramente aiutano a coinvolgere la popolazione, ad attivarla e a farla sentir parte proprio di una realtà unica più grande. Questa iniziativa, che è stata particolarmente d'impatto, è stata quella di realizzare uno spot interamente in casa durante proprio il Covid, e quindi è stato realizzato dalla creatività alla produzione totalmente con risorse interne, compresi anche gli attori. Abbiamo fatto un casting tra i nostri dipendenti, hanno risposto circa 100 colleghi, e tra i quali poi abbiamo selezionato o loro direttamente oppure i loro figli che avevano proposto per il casting, visto che cercavamo figure diverse. E ci sono stati poi anche altri due attori che venivano dall'Arma dei Carabinieri, con cui noi abbiamo realizzato questo spot istituzionale proprio per comunicare al paese come le due realtà avevano contribuito a gestire il momento critico del paese, e quindi il claim, come vedete, e abbiamo accorciato le distanze insieme. Trovate qui nel riquadro alcuni dei colleghi che sono stati coinvolti, vedete che c'è anche una famiglia, i commenti dei colleghi, emerge chiaramente questo legame emotivo forte con l'azienda, che lo spot che a breve vi farò vedere ha un po' riacceso e rafforzato proprio in un momento critico in cui eravamo un po' tutti in difficoltà. E quindi sicuramente avere l'orgoglio di appartenere ad un'azienda che in quel momento stava aiutando il paese ad uscire dalla situazione critica ha inorgoglito in modo particolare tutti i colleghi. E anche questo chiaramente fa parte di tutto un progetto di Employee Value Proposition, e quindi attraverso la comunicazione andare a rafforzare proprio questo legame dal punto di vista affettivo ed emotivo. Adesso possiamo andare avanti con le slide. Vi farò vedere lo spot, che è di 60 secondi. In autonomia, se volete, potete anche vedere sul nostro canale YouTube il backstage, il quale backstage racconta in 8 minuti come noi abbiamo realizzato questo spot, con le testimonianze anche dei nostri manager. C'è il direttore del personale, l'amministratore delegato e il direttore delle strategie. Vi faccio vedere lo spot, prego. Molto bello, molto bello. Emotivo, dove, come sì, vedete, abbiamo rappresentato soprattutto i nostri colleghi che sono stati costantemente sul campo come i tecnici on field oppure i nostri colleghi del call center.
e quindi rappresentare e far inorgoglire a questo punto anche i nostri colleghi di questo contributo che hanno dato in un momento complicato. Bene, 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 grazie, grazie Ida anche per il contributo del video che ci ha dato una carezza al cuore, proprio facendo rivivere pure un po', diciamo, dei momenti più difficili che abbiamo un po' tutti vissuto, quindi devo ammettere che è stato anche facile, non dico commuoversi, però sicuramente sentire qualche pulsione. Ancora una volta vediamo come la comunicazione, le risorse umane, l'engagement camminano tutte insieme, del resto comunicazione, mettere in comune, ancora una volta è uno degli elementi chiave anche per ingaggiare. Più riusciamo a condividere, più le iniziative vanno nella direzione addirittura della piazza. Mi è piaciuta molto la 170esima città d'Italia, che ancora una volta è una piazza, è una piazza che fa ancora, mette in comune, fa sì che le persone anche digitalmente possano veramente esistere a fianco. Molto bene, un altro angolo assolutamente interessante. A questo punto andiamo da Alessandra, che ha aspettato pazientemente il suo turno, quindi passo con grande piacere la parola ad Alessandra Solazzi, che a proposito di recruiting, di cui abbiamo già parlato più o meno velatamente, lei invece si occupa in modo molto diretto, perché è proprio Global Recruiting Operations Lead di Accenture. Alessandra, a te la parola e grazie per l'attesa. Grazie mille, grazie a tutti, buonasera. Eccoci, alla fine, wow, 3 minuti lasciati, ve ne ruberò qualcuno in più. Eccoci qua. Riuscite a vedere tutti la presentazione, giusto? Qualche slide a supporto per un programma, per condividere con voi il programma Totally for You. È assolutamente in linea con il tema proposto oggi quando si parla, no, di persone al centro. Questa è stata la risposta che abbiamo dato a livello di azienda e una risposta che, diciamo, ha coinvolto tutte le dimensioni aziendali, quindi dalla leadership all'individuo, alla comunità, diciamo, complessiva. E come l'abbiamo realizzata? Diciamo, cercando di stare un po' in equilibrio e andando in velocità, quindi una risposta agile, una risposta dinamica e soprattutto una risposta che ha richiesto di innovare nel mentre. Perché vediamo che le aspirazioni cambiano, continuano a cambiare, ad evolversi e diciamo, lo spirito con cui guardiamo diciamo, a come poter fare bene per tutti i collaboratori diciamo, è cercare di passare dal tema delle aspirazioni al tema di, dei need, dei loro bisogni e come riuscire a soddisfarli. E con questa, diciamo, piattaforma virtuale, Totally for You, sostanzialmente abbiamo indirizzato un programma molto coeso e molto strutturato di iniziative che si sono focalizzate su 4 grandi dimensioni dell'individuo. Quindi per la parte del corpo, per mantenere un livello di energia significativo, a mind, alla mente, per rimanere concentrati, a occuparci di tutta l'area delle passioni per questo spirito di appartenenza e infine dando spazio al tema dell'anima, no? Quindi al sense of purpose. E su ognuna di queste dimensioni è stato fatto appunto un programma e se guardiamo per esempio lato corpo, in questa piattaforma virtuale ci sono stati diciamo molti programmi per il benessere fisico, per il tema della nutrizione, che essendo anche totalmente a casa per se stessi e per la famiglia è stato un tema sicuramente diciamo che ha occupato giornate e serate e anche al coinvolgimento dei bambini, quindi di tutta la famiglia allargata. Sul tema del mind, questo è un po' nel DNA di Accenture, ci siamo concentrati a riuscire a dare diciamo della formazione attraverso una distance learning, quindi attraverso della formazione a distanza su tutte le tematiche più nuove, questo per aumentare il livello di conoscenza di tutta la popolazione sui temi più core, quindi su tutti i temi digital, no? Su tutti i temi nuovi e che ovviamente noi trattiamo ogni giorno. E dall'altra parte anche occuparsi di tutta la formazione anche per la leadership, perché anche la leadership si è trovata a gestire team anche importanti in situazioni completamente nuove. E quindi questo diciamo rientra un po' nell'approccio di questo continuous learning, di questo aggiornamento continuo e adattativo, quindi a gestire tutte le situazioni che ovviamente capitano, che sono sempre diverse. Per il tema delle passioni abbiamo cercato di creare anche qui dei progetti
che potessero coinvolgere tutta la popolazione, condividendo anche passioni, chi appunto poteva suonare degli strumenti, insegnare delle lingue, al tema anche della genitorialità, in un momento così complesso, a dare degli strumenti alle persone, per arrivare poi a dei progetti fatti attraverso la Fondazione Italiana, attraverso anche con partnership con il comune, quindi sempre a sfruttare il tema dell'ecosistema per creare valore in un modo responsabile. E se vi porto anche l'esempio di quello che è accaduto nel team che gestisco, quindi tutta la parte dei recruiter, sul tema di questo learning continuo e adattativo, abbiamo cercato di dare nuovi strumenti ai nostri recruiter. E che cosa vuol dire? Cosa è che è successo? Che i nostri recruiter dovevano parlare in modo diverso alle persone, non solo perché erano distanti, ma perché avevano anche dei mezzi diversi da diciamo andare nelle università, a parlare con gli studenti, a fare degli eventi online, anche come utilizzare e massimizzare l'utilizzo di questi nuovi tool, e quindi utilizzare un linguaggio diverso, utilizzare un linguaggio del corpo diverso. E quindi abbiamo creato in questa piattaforma sempre dei contenuti e della possibilità di aiutarli a crescere professionalmente. Non solo per quanto riguarda la parte più digitale dei sistemi, ma anche a livello di interazione con il candidato, dove c'è stato un grande elemento nuovo che abbiamo dovuto gestire in questi mesi, che probabilmente continueremo. Il tema di avere ancora più una relazione di fiducia con il candidato, perché in momenti come questi anche il cambiare lavoro in un contesto molto virtuale e entrare in un'azienda che non si è neanche avuto la possibilità di vederla, andare fisicamente negli uffici, incontrare le persone, il tema del trust è sicuramente importante. E quindi anche su questo ci siamo focalizzati e cercando di far crescere e portare, no, allo stesso punto tutta la squadra dei recruiter, che insomma in Italia è anche una squadra abbastanza numerosa, come anche nel mondo. Quindi il tema di aver messo la persona al centro per noi, andando in continuità anche su quello che si diceva prima, sull'integrazione, l'integrazione vita lavorativa e vita personale, è stato un po' alla base di tutto questo programma. Quindi totally for you. Grazie. Grazie Alessandra, grazie. Siamo nei tempi alla grande, devo dire, siete stati tutti bravissimi, i tempi li abbiamo rispettati perfettamente, sono le 18:03. E anzi, adesso avremo modo anche di interagire con le persone, con i partecipanti, che possono fare delle domande, possono stabilire chiaramente anche l'oggetto di interesse della domanda, e ci penserò io a fare, anche in questo caso, a moderare tra chi chiede, a chi chiede e che cosa chiede. Quindi questo nel frattempo chiedo alla regia se c'è qualcosa in tal senso, di predisporre nell'apposita chat, così che io poi possa alzare la palla a qualcuno. Nel frattempo faccio un commento. Ah, ecco, ok. Nel frattempo faccio un commento invece rapidissimo sull'ultimo speech, quello di Alessandra, che ovviamente ci porta di nuovo l'importanza della visione più globale. Quindi la formazione è diventata quasi una commodity ormai, cioè sempre il fatto di formare le competenze, cioè è un di cui che non possiamo non dare, ma una visione come questa è quello c'è e per carità, guai se non ci fosse, ma poi c'è tutto il resto, quindi a questo punto diventa un mondo dove l'apprendimento, la crescita, lo stare bene, mi ha colpito molto anche l'uso della parola comunque soul, quindi toccare l'anima, spiritualità, anima, contributi più ampi, uscire semplicemente dal livello delle competenze. Ecco, qui una domanda ce l'ho io per te su questo punto, ma in tutto questo programma c'è stata qualche critica, resistenza? Perché poi io mi chiedo sempre, sai, quando uno va in disruption, non è detto che tutti dicano wow, fighissimo, disruptive. No, è verissimo. E diciamo che questo è stato è un cammino, in realtà è un percorso che si è iniziato anche nei mesi, negli anni precedenti, non solo per parlare di tutte queste quattro dimensioni, ma anche partendo dal tema del remote working, come anche tantissime altre aziende, era qualcosa che era già stato introdotto. E quindi diciamo che qui c'è stata la possibilità di collegarle, di metterle tutte sotto un cappello, no? Quindi dargli anche una coerenza di insieme, ma era una popolazione già pronta. Quindi il tema delle critiche, o più che critiche, era un tema di crederci o meno, è stato un tema affrontato qualche anno fa.
perché c'è stato anche un cambio, no? Ma già da quando, come dire, è cambiato anche il modo di presentarsi di Accenture a livello di mercato, il dare un'immagine con volti, con persone, di essere umani, truly human, stay human, e questo diciamo che è stato il grande passo che è stato fronteggiato negli anni scorsi, e quindi adesso da questo punto di vista, anzi, il tema è che c'è molta partecipazione e anche durante tutti questi mesi c'è stato un sposare il progetto, ma perché si erano costruite le basi prima, quindi diciamo che adesso siamo in un ciclo virtuoso. Bene. Grazie Alessandra. Allora adesso una domanda per tutti, che è arrivata per tutti gli speaker, quindi una risposta flash, ovviamente, perché abbiamo sempre i nostri amati tempi televisivi. Quindi la domanda dice molto semplicemente questo: quale parola chiave legata al mondo ovviamente delle risorse umane, secondo voi, è diventata più importante dopo il lockdown? Allora, magari partiamo proprio, Alessandra, ci siete in questo momento, per poi passare la parola al rovescio, poi a Ida e a risalire. Compassion. Ok, compassion. Ok, bene. Ida, la parola a te, quindi. Quale parola chiave mondo HR è diventata più importante post-lockdown? Ti devi smutare il microfono, è un nuovo verbo terribile, però rende l'idea. Smute, ecco. Okay. Oltre alla sicurezza, direi vicinanza. Ok, quindi sicurezza, ovviamente l'abbinata, diciamo, sicurezza, vicinanza, quasi quasi mi viene da dire sicurezza diventa una sorta di base, di default, poi sicuramente vicinanza. Molto bene, risaliamo la lista a Federico Scarsi, Deliveroo. Io direi care, avere cura. Ok, cura, care, unita, come ci hai già mostrato prima, anche al verbo to hear, no? Ascoltare, quindi a questo punto, yes. Ascoltare and then care. Ok, ottimo. Allora, Fabrizio Rutschmann. Io direi trust, fiducia. Ok, trust, fiducia, termine assolutamente fondamentale. E risaliamo su Fabio. Fabio, sei con noi, eccoti qua. Me l'hanno fregata tutte, quindi direi digitalizzazione. Ah, ok. Cioè, tutta sta roba qui gira se ti digitalizzi, altrimenti... Se non ti digitalizzi sei fregato, diciamo, dai. Ok, digitalizzazione, benissimo. Ok, grazie a tutti voi. A questo punto c'è una domanda, sto leggendo intanto e moderando un po' di domande. Vedo anche una domanda per Alessandra. Quali possibilità che questo ciclo virtuoso si trasformi di nuovo in vizioso? Alessandra, questa è una gatta da pelare, eh? Diciamo che la speranza ovviamente è che non si trasformi, ma cioè il tema è perché dovrebbe, nel senso che il valore che si è creato ha irrobustito, no? Le basi anche di questa collaborazione, di questo modo di fronteggiare, ma direi non solo questa situazione Covid, emergency Covid, ma proprio il mondo del lavoro, e anche grazie a Julie Sweet, il nostro CEO, che diciamo anche dalla leadership massima sono degli atteggiamenti, degli habits, delle abitudini che si stanno assolutamente stanno connotando il modo in cui stiamo lavorando e l'ecosistema attorno a noi. Quindi direi che il rischio lo vedo minimo, perché c'è stato molto su cui lavorare insieme, plasmare. Quello che si può fare è continuamente ad adattare, perché, come dicevo prima, probabilmente in IZA continueranno ad essere diversi. E quindi quanto più bravi saremo a rispondere in maniera adattativa a questi need, più le cose, come dire, più continueranno ad evolversi. Ok. Bene, assolutamente necessaria la velocità di adattarsi e diventare adattivi nei sistemi adattivi. Siamo in sistemi adattivi complessi e quindi dobbiamo fare lo stesso. Molto bene, allora un'ultima domanda proprio flash, magari Federico, questa la faccio a te, visto quello che ci hai raccontato sull'ascolto e il care. Diciamo, come declinate la parte formazione nell'intelligenza emotiva in azienda? Come lanciate questi due termini così importanti? Allora, noi sul tema della formazione
ci stiamo muovendo ormai da un anno su due direttrici. Formazione classica, quindi analisi dei needs, scelta dei temi e poi dei fornitori, ma abbiamo lanciato una cosa credo interessante, che è la formazione fatta da formatori interni. Siamo partiti noi delle CHAR abbiamo selezionato un tot di argomenti e abbiamo erogato dei workshop che prima erano in presenza, adesso in questo momento sono virtuali, ma poi la cosa interessante è che l'abbiamo estesa a tutti i manager e adesso l'abbiamo estesa a tutte le persone, cioè qualsiasi persona all'interno di Deliveroo può proporsi perché ha una competenza forte, perché ha un talento chiaramente in qualche modo legato al business e insieme a noi, che magari siamo un po' più esperti della persona nel confezionare il corso, diventa poi formatore. In realtà ultimissimamente abbiamo anche fatto una cosa che in qualche modo è legata alla formazione, che è allargarla a formazione su temi che invece di business non c'entrano nulla. E qui torno al discorso del care. Secondo me il ruolo dell'azienda è sempre più quello di della funzione people, HR, di essere presente per le proprie persone non solo su tematiche di business, ma anche, e qui torno a cosa vuol dire formazione su una tematica, abbiamo chiesto se avete delle qualità delle cose su cui vi sentite forti e volete condividerle, ve lo organizziamo noi, lo organizziamo in ufficio, se possibile, o virtualmente, e vi utilizziamo come trainer. Ok. Su tematiche di business e quindi intelligenza emotiva e leadership, eccetera, eccetera, ma anche su tematiche che nulla c'entrano col business. Che sono fuori, che vanno al di là. Perché le nostre persone di nuovo ci chiedono quella roba lì, ci chiedono di poter vivere l'azienda, l'ufficio, la comunità dei colleghi, non solo legata alla performance lavorativa. Ok, molto bene. Grazie Federico. Scusa, ho iniziato a incalzare per i soliti fattori di tempo. Certo. A questo punto io ho il piacere anche di coinvolgere qui nel nostro panel, a proposito del discorso iniziale che abbiamo fatto con Gianluca di Indeed, a questo punto io voglio coinvolgere di Indeed il Senior Sales Director Dario Dodorico, che a questo punto dovrebbe essere, credo, già connesso, collegato, quindi magari servirà un pelino di tempo forse per introdurre la regia. Sempre ringraziando tra l'altro Indeed, che come sapete è il main partner dell'organizzazione di questo evento e che come sapete insomma è leader nel mondo del recruiting. Intanto ditemi regia quando ci siamo, perché qui aspetto voi ovviamente per... Ciao Stefano, mi senti? Eccoti, ciao Dario. Ciao Stefano, ciao, grazie innanzitutto e grazie anche a tutti i panelist, perché come sempre è super interessante e speravo di essere in incognito oggi e quindi di ascoltare, prendere appunti, ne ho presi un sacco e invece così alla fine mi hai fatto un barbatrucco e sì. Gianluca non me l'aveva detto, Gianluca, quindi no, beh, grazie mille, ringrazio Comunicazione Italiana come sempre e io guarda, gli appunti, un paio di cose che ho preso come appunti perché sono, credo che siano importantissimi per noi, quindi cose che io mi portavo a casa, anzi sono già a casa, quindi che mi tenevo già a casa, sono la digitalizzazione, secondo me è uno degli, noi abbiamo avuto questo impulso fortissimo alla digitalizzazione ovviamente perché siamo stati obbligati, no, a fare questo percorso, yeah. E poi quando gli italiani sono obbligati a fare questi percorsi sono bravissimi e la cosa fondamentale che io ho notato è che con questa forte spinta alla digitalizzazione noi tutti quanti e tutte le aziende abbiamo messo al centro le persone, ancora più di quanto non lo fossero prima. E proprio un'attenzione alle persone che lavorano al nostro interno, un'attenzione anche ai candidati, perché Alessandra ha parlato della relazione di fiducia con il candidato ed è una cosa bella, perché creare una fiducia quando tu fai una video intervista non è proprio facilissimo. Quindi io ho notato veramente questo mettere al centro le persone ancora più di prima e ho preso un sacco di spunti e questi spunti vanno, a mio modo di vedere, tutti verso una direzione ben precisa,
che è quella delle, come vengono chiamate oggi, delle organizzazioni positive. Si parla di queste figure nuove, no? Di CHO, di Chief of Happiness Officer all'interno delle aziende. E devo dire che i vari, se posso trovare un filo comune nei discorsi che sono stati fatti, c'è proprio questo, quello di cercare di avere sempre di più persone contente, soddisfatte, felici, di innescare circoli virtuosi, evitando i circoli viziosi, ma quindi proprio questa attenzione alle persone, perché non è più scontato che rimangano con noi, non è più scontato che rimangano con noi per tanto tempo, anzi abbiamo visto anche dei dati che dicono che in realtà già andare oltre 5 anni magari è tanto, e soprattutto però non tanto la paura di perdere le persone quanto la possibilità di capitalizzare sulle persone, e quindi su tutti gli spunti importanti che ci possono venire. Quindi davvero questa, e secondo me proprio queste organizzazioni positive, anche questa idea di positività e di fiducia nel prossimo futuro, come anche tu hai menzionato prima, no? Fabrizio Ruscio mi aveva parlato di prospettiva futura come cosa importante da dare da dare ai propri dipendenti. Credo che sia veramente, se ne parlava tanto, oggi lo si fa all'interno delle aziende, e io l'ho toccato con mano, come credo le altre persone che hanno partecipato a questo evento importante. C'è un sacco di testimonianze che ci fanno vedere che lo stiamo già facendo e le aziende lo stanno già facendo. Bene, bene, grazie Dario, scusami questa sorpresetta che ti ho lanciato. Così, attento, so che tu sei sempre preparatissimo, li prendi sempre, cioè, non è il primo evento che facciamo insieme, quindi ero sereno e tranquillo, dico sicuramente. Grazie, no. Sicuramente certo. Dario sa quello che deve dire, sa il fatto suo, anzi grazie a te, grazie a Indeed che come sappiamo è il main partner di questo evento, come tanti altri che tra l'altro abbiamo anche vissuto insieme. A questo punto io direi che possiamo veramente dichiarare chiuso, e mi permetto di dire con successo e con una piena centratura su quello che era il tema fondamentale, il nostro evento. Ringrazio ovviamente Gianluca e Dario, e ringrazio Fabio, Fabrizio, Federico, Ida e Alessandra che ci hanno testimoniato, come dicevo in apertura, mi piace proprio chiudere così, ci hanno testimoniato con esempi concreti non tanto quello che andrebbe fatto, ma quello che viene fatto. E questo piccolo gioco di parole in realtà fa tanta differenza, perché questo non è un momento in cui è la teorizzazione che funziona. Questo a maggior già non dovrebbe essere così sempre, ma a maggior ragione questo è il momento in cui le cose si fanno, si dimostrano e le persone arrivano, sono felici di stare laddove le cose succedono. I proclama, se già non funzionavano prima, credo che proprio ora men che mai possono essere attraenti dei meri proclama verbali e basta. Grazie a tutti voi, grazie a tutti gli ospiti che sono stati presenti sin dall'inizio fino alla fine, e sicuramente ci vedremo al prossimo evento di Comunicazione Italiana, che ha fatto una splendida regia come sempre, impeccabile. Vabbè, io sono con loro da tanti anni, devo dire, non sbagliamo. Ciao a tutti, grazie di nuovo, saluto da Stefano Santori e da Fabio, Fabrizio, Federico, Ida, Alessandra, Gianluca, Dario. Ciao.